Però mi viene in considerazione una domanda per te. Andiamo incontro all'evento del Natale che il Dio fatto avvicinabile, no? Dio di cui non si deve più aver paura in qualche modo. Però questa domenica invece ci presenta due figure, diciamo, un po' forti, no? Questo diluvio che irrompe e questo ladro che viene, no? Quando nessuno se lo aspetta. Come si coniugano questi due aspetti, non nella vita di fede, nella vita del cristiano, cioè questo Dio avvicinabile, però d'altro canto questa paura, questo Dio che irrompe, che mi viene a rubare le cose, non so, come possiamo approcciare? Io credo che un Dio che invece di starsene per i fatti suoi viene a dirci: Oi, la vita giocatela bene, non fare finta di vivere, non dare la tua vita a chi ti succhia la felicità anziché donartela. È un Dio misericordioso, che però non riesce e non vuole, proprio anche per questa misericordia, a spezzare la nostra libertà. E per cui ci avverte: ehi, non sprecare, dove stai camminando, che cosa stai guardando, cosa stai desiderando nella tua vita, però poi ci lascia liberi. E rimane il fatto che se non stai nell'arca, che diventa secondo i pari della Chiesa la parola di Dio, fuori muori, fuori affoghi. Che non è solo l'annientamento, è proprio il non vivere. Penso a tante persone che anche in situazioni di sofferenza, di disagio, di fatica, di vita, che incontro veramente delle persone a volte che tu dici: ma questo come fa anche a sorridere? E affrontano ogni cosa veramente con la speranza, non l'illusione, con la speranza. Si tirano sempre su, pur appesantiti da tante cose, non smettono di occuparsi degli altri. E ci sono invece alcuni che tu diresti: vabbè, ma questo fratello che gli manca niente, eppure è triste, è quell'altro. E dunque la misericordia di Dio, la sua accoglienza si manifesta nel fatto che le cose ce le dice. E non ci dice le cose per farci contenti, ci dice le cose vere, perché noi possiamo sperimentare poi la felicità vera. A me è rimasto molto impresso il passo del Vangelo che dice: se il padrone sapesse a che ora arriva il ladro, terrebbe le porte chiuse. Vigilate, siate pronti. E giustamente si riferisce a